Amici, buonasera. La puntata numero 8 del quesito ha come oggetto l'ambiente. È una puntata che definirei totalmente verde, dalla testa ai piedi. Infatti, scusate il gioco di parole, ma nei nostri studi abbiamo il tenente Testa Verde, che sul territorio di Saviano ha un compito difficilissimo e molto delicato. È responsabile dell'ambiente. Innanzitutto lo ringrazio per essere nei nostri studi e immediatamente, senza preamboli, andrei direttamente alla domanda. Non dimenticandomi che noi tutti vorremmo una risposta fatta apposta. Non che fosse una supposta, là, pam pam. Dottore, da quanto tempo è qui a Saviano? E qual è il compito che le hanno assegnato nel chiamarla a servire il nostro territorio? Allora, per prima cosa, buonasera a voi e grazie per avermi invitato nei vostri studi. Sono ben lieto di dare risposte, soprattutto risposte concrete. Una breve presentazione. Ormai sono 15 anni che opero nell'ambito della Polizia Municipale e ho il mio, diciamo, cursus honorum è cominciato da zero, ho cominciato come agente di polizia municipale e da subito ho cominciato a occuparmi di ambiente, a controllare il territorio, purtroppo nella martoriata ben nota terra dei fuochi. Però a Saviano, dopo anni di esperienza nei controlli in materia ambientale, ho avuto una possibilità diversa, l'ho accolta come una sfida, cioè non soltanto quella di controllare il territorio da un punto di vista di polizia giudiziaria e quindi di prevenzione e repressione, ma di gestire un servizio di igiene urbana con tutte le difficoltà che competono. Allora, io sono a Saviano dal 1 di agosto del 2015, ma dopo un periodo di assestamento sono diventato operativo da poco, da un mese poco più, dal 20 di ottobre, perché l'amministrazione ha inteso staccare il settore ambiente, quindi farne un settore indipendente, proprio per risolvere tutte le criticità legate al territorio e legate, insomma, alla raccolta differenziata, all'abbandono dei rifiuti. Lei da ottobre 2015, quindi sono quasi due mesi che è in servizio qui a Saviano. Come ha trovato la situazione qui a Saviano, lo stato delle cose? E se l'ha trovato, come noi ben sappiamo, non proprio brillante, come pensa di migliorare la situazione? Allora, guardi, io sono napoletano, vivo in provincia di Caserta, ho avuto una lunga esperienza nel corpo della polizia provinciale, nel nucleo investigativo della polizia provinciale, e devo dire, Saviano, rispetto a tante realtà veramente ai limiti, non l'ho trovata in condizioni disastrose. Certamente molto c'è da fare nel riassetto del territorio, ma soprattutto molto c'è da fare nella razionalizzazione della raccolta differenziata. Il fatto che Saviano non stia proprio in condizioni estreme comunque non è un elemento che deve far scivolare sugli allori. Dobbiamo tenere sempre la guardia alzata. Abbiamo aderito già prima della mia venuta al patto per la terra dei fuochi e dobbiamo essere vigili affinché sicuramente la situazione non peggiori, ma soprattutto dobbiamo promuovere determinate azioni. Io ho le idee molto chiare al riguardo per proprio resettare il territorio. Primo problema, proprio reset del territorio. Tutte le zone dove ci sono abbandoni di rifiuti, le zone degradate, le zone abbandonate, dove c'è il piccolo cumulo di rifiuti, ma anche dove ci sono gli abbandoni un po' più consistenti, vanno resettate immediatamente. Prima di fare qualunque altra azione è necessario che il territorio appaia pulito, anche perché un territorio pulito è un territorio più facile da controllare. Se il territorio è sporco, logicamente non si riesce a capire quali sono gli scarichi nuovi, non differenziati dagli scarichi vecchi. No, c'è bisogno un attimino di resettarlo. Come stiamo procedendo? Con mille problemi, tra mille difficoltà, soprattutto con una burocrazia che non sempre aiuta. Saranno prima rimossi i rifiuti pericolosi, onde consentire poi successivamente la pulizia di tutti quei rifiuti
più o meno urbani, anche se insomma alcuni sono rifiuti speciali, ma quelli che non hanno caratteri di pericolosità, per cui è più facile una loro rimozione. Contemporaneamente però bisognerà agire sul potenziamento della raccolta differenziata attraverso campagne di sensibilizzazione dei cittadini, certamente, però anche attraverso proprio un controllo puntuale dei conferimenti. Non dobbiamo soltanto favorire la raccolta differenziata, ma dobbiamo anche fare in modo che il rifiuto che viene conferito in modo differenziato sia un rifiuto puro. Questo può consentire la riduzione progressiva della frazione secca, quella che per intenderci va in discarica, quindi è un costo notevole per la cittadinanza, e l'aumento invece delle frazioni nobili, da cui logicamente si possono ricavare soltanto vantaggi in termini sia di risparmio per l'ente, ma soprattutto in termini di risparmio per il cittadino. Penso per esempio a un potenziamento dell'isola ecologica, del centro di raccolta. Se favoriamo il cittadino a poter fare una raccolta differenziata nell'isola ecologica in tutti gli orari del giorno, entro breve saranno distribuite le tessere magnetiche, quindi il cittadino potrà recarsi al centro di raccolta conferendo in qualsiasi orario i rifiuti direttamente al centro di raccolta, quindi eliminando una parte dei rifiuti che il servizio di igiene urbana deve prelevare sul territorio. Questo potrà fare in modo, tra l'altro, che i cittadini, siamo allo studio di queste eventualità, potranno trovarsi un risparmio sulle loro tasse relative ai rifiuti. E questa serie di azioni comunque verrà coordinata con altre due azioni importanti. La prima: noi abbiamo un folto numero di ragazzi del servizio civile impegnati su due progetti, il progetto Terra dei Fuochi e il progetto Reggi Lagni, che attualmente sono impegnati in censimenti diversi di situazioni di criticità, ma sono anche impegnati nella formazione. Proprio stasera è cominciato un corso per gli ispettori ambientali, quindi a breve, entro il mese di gennaio, avremo anche il corpo di volontari comunali ispettori ambientali, che supporterà nell'azione non solo di controllo e di prevenzione e di informazione, che già adeguatamente svolgono e svolgeranno sempre meglio gli ispettori ambientali, i ragazzi del servizio civile, ma saranno anche in affiancamento al settore ambiente per la prevenzione e anche la repressione degli illeciti in materia ambientale. È un progetto di largo respiro, logicamente, che si svilupperà nei prossimi mesi, ma sono certo che con il massimo impegno avremo dei risultati già nel primo semestre dell'anno 2016. Un progetto a largo respiro significa che richiederà del tempo, e quindi l'impegno comune è di rivederci ancora per fare degli step, per fare degli stati dell'arte su come funzioneranno queste cose. Quindi ai cittadini insomma si prospetta un futuro un pochettino più roseo, perché noi esperienze di tessere magnetiche ce ne sono state, però per mille motivi, insomma, non tutti chiari ai cittadini, non ha avuto quel risultato che ci si attendeva. Questo nuovo tessere magnetica, anche l'altra volta l'amministratore Cappella ce ne parlò, sempre che abbiano un attimo un progetto più preciso con degli utilizzi positivi per i cittadini, è quello che noi ci auguriamo tutti. Quindi la raccolta differenziata, oltre ad essere potenziata dal punto di vista proprio dell'esercizio, sarà anche oggetto di diffusione e quindi di formazione del cittadino sulla raccolta differenziata. Ci saranno delle novità, ne abbiamo accennato, anche per le attività commerciali, artigianali ed industriali. Ci sarà una formazione proprio del territorio in merito all'ambiente. Dobbiamo anche e soprattutto, in vista proprio di campagne informative future, non dimenticare che molti consorzi di filiera, quelli che si occupano appunto del riciclaggio del materiale nobile, quindi non da considerare rifiuto, possono anche fare delle campagne informative gratuite. È chiaro che l'ufficio ambiente, il settore ambiente in comune, deve fare da catalizzatore, deve cercare di prendere tutto il possibile, soprattutto in forma gratuita, per poi riversarlo sui cittadini. Faccio un esempio tra tutti: c'è il consorzio Tetra Pak che fa delle campagne informative gratuite molto importanti. Oggi molti comuni della Campania
conferiscono il tetravac nel secco indifferenziato, laddove invece in moltissimi altri comuni italiani, e noi poi in Campania il paradosso è che abbiamo i centri che lo riciclano insieme alla plastica, appunto molti comuni italiani lo riciclano insieme alla plastica perché hanno il massimo della resa. Tetravac è stata una delle prime materie prime a essere riciclate, quindi non vedo perché noi abbiamo i centri che lo recuperano e lo lavorano in Campania, mentre invece in Campania non facciamo il riciclaggio del tetravac e quindi lo mettiamo nel secco, con un aggravio in termini di peso e quindi di costo notevoli. C'è da lavorare tantissimo, c'è da aderire a tutte le convenzioni possibili, c'è veramente da essere assidui, però io sono convinto che questo sforzo, se supportato dall'amministrazione, cosa che peraltro sta facendo in modo molto forte, potrà portare a dei risultati che saranno apprezzabili non in un arco temporale enorme, ma in breve tempo. Io questo tipo di lavoro l'ho già fatto, quindi è un lavoro che dà dei risultati, è possibile, se è stato fatto altrove e anche a breve distanza, non vedo perché non lo possiamo fare qui a Saviano, dove c'è una sensibilità che tocco con mano da parte di amministratori e di cittadini. E a noi fa piacere. Ricordando che al beneficio economico corrisponde un beneficio per l'ambiente, che non è poco. Io vi ringrazio per essere intervenuto, il nostro tempo è scaduto, con l'impegno comune di ritrovarci con notizie molto più positive, con notizie più rose. Di nuovo, buonasera a tutti e grazie al nostro tenente. Grazie.